Ciao a tutti e a tutte e bentornati finalmente in questo nuovo video. Con l'anno nuovo ho deciso di portare tantissimi video sul canale e dunque questa volta vi propongo il What's in My iPhone. Come avrete letto dal titolo, è in collaborazione con Elena Aramini e io sono molto molto contenta di poter collaborare con lei, in quanto ogni volta che io creo contenuti con Elena o Giulia sono un sacco motivata, io le adoro e voglio loro un sacco bene. Dunque vi lascio nell'info box il link del canale di Elena, così che voi possiate andare ad iscrivervi. E detto ciò, io direi di non perdere altro tempo e iniziare. Ovviamente volevo fare una piccola premessa. Questo video non lo faccio per vantarmi o cosa, ma essendo una collaborazione, avendo molto piacere di mostrarvi che cos'è che ho, dato che da aprile sono cambiate molte cose nel mio telefono, ho deciso di riproporvelo. Ed ecco qui il mio iPhone. La cover è questa qui con il mondo che io adoro. Togliendo la cover, perché il colore del mio iPhone è nero lucido. Come immagine di blocco schermo ho questa immagine scattata il 16 dicembre a casa di Elena con il suo cagnolino che è a dir poco una peste. Mi piace un sacco come è venuta, gli effetti e tutto, e quindi ho deciso di metterla come blocco. Sbloccando il mio telefono, la foto che appare nella home è questa foto che io adoro particolarmente, in quanto è legata a un ricordo di una sfilata che ho fatto a settembre e che ho adorato letteralmente. Come potete notare, la prima pagina è vuota. Vi chiederete come ho fatto a crearla: basta spostare tutte le app che voi avete in questa prima pagina in una seconda pagina e in questo modo otterrete la schermata libera. Ho due pagine io, una vuota e una con tutte le applicazioni in cartelle. In questo modo mi trovo molto meglio, in quanto in una sola schermata ho tutte le applicazioni e posso visualizzarle meglio. Partendo dal basso troviamo l'applicazione che tutti conoscete del telefono per effettuare chiamate, WhatsApp, che utilizzo un sacco, Safari, ovvero Google della Apple, e infine una cartella in cui ho Spotify per la musica. Devo dire che in quest'ultimo periodo la mia playlist preferita è questa, intitolata Top Artisti 2018, e ve la consiglio, ci sono tutte le canzoni dell'ultimo periodo, tra cui Fuoco e Benzina di Amischilla, che io la adoro. Seguendo troviamo Outlook, che è l'applicazione che utilizzo per le mail dell'università, in quanto tutte le comunicazioni ci arrivano in questa mail. Poi ho Mail del telefono, con cui non mi trovo particolarmente bene, ed è perciò che ho scaricato l'app di Gmail, in quanto trovo che con questa applicazione mi arrivano tutte le notifiche, cosa che con mail normali non succedeva. E dunque secondo me conviene scaricarla se avete la mail con Gmail e l'avete inserita in mail, perché qua riceverete tutte le notifiche. Poi, procedendo, troviamo nelle prime due file le applicazioni che io utilizzo di più proprio della Apple, dell'iPhone, come calendario, foto, orologio, fotocamera, note, Apple Store, impostazioni e salute. La trovo davvero spettacolare, salute, in quanto ci permette di analizzare tutta la nostra attività fisica. Ovviamente in questi giorni non sono stata moltissimo bene e come vedete non ho camminato troppo. Ve la consiglio, se non avete ancora inserito i vostri dati, fatelo. Prima cartella che si trova è quella con scritto University, in cui abbiamo Keynote e presentazioni che adopero per creare qualche presentazione. Per esempio, anziché avere PowerPoint, dato che ce l'ho già sul computer, qui utilizzo Keynote e presentazioni, comunque sempre compatibili con il MacBook. Dopodiché Dropbox io lo trovo un modo
divertentissimo e utilissimo per spostare file, quindi dal computer al telefono, e allo stesso tempo se io dovessi salvare un file nel computer tramite Dropbox lo potrei trovare direttamente anche sul telefono. Reverso Context, dal momento che io studio lingue e ho appena iniziato a studiare spagnolo, mi è utile soprattutto per le traduzioni iniziali. Per esempio, vedete, queste sono tutte le lingue con le quali è possibile fare lo scambio tra italiano e olandese, polacco, portoghese, rumeno e molte altre. Proseguendo troviamo Excel, Duolingo, che ti permette di imparare più rapidamente una lingua partendo dall'inizio, ed è un modo stradivertente per dedicare un po' di tempo allo studio di queste quando si ha tempo alla sera. Per esempio, vedete, are you a beginner? Quindi sì, e in questo caso io avevo impostato la lingua spagnola che volevo migliorare, cioè imparare, dal momento che l'ho iniziata a ottobre, e come vedete mi dice which of this is the girl. Ovviamente ci sono anche le immagini che aiutano, però io so che si chiama la niña. Check. E come vedete è corretto. Sembra un po' elementare, demenziale, però fidatevi che aiuta un sacco. L'unica cosa è che è in lingua inglese, quindi dovete sapere anche l'inglese per tradurre le frasi e quindi per andare avanti nell'applicazione. Dopodiché Cam Scanner, io ve la consiglio, in quanto adesso vi faccio vedere come funziona. Se voi avete bisogno, siete stati assenti qualche volta e non avete voglia di riscrivervi tutto completamente dall'inizio alla fine, Cam Scanner farà in modo che, fatta una foto, la foto che voi fate ve la scannerizza come se fosse una fotocopia, e dopodiché voi potete stamparla. Per esempio, come vedete, io ieri ho scritto questa pagina di appunti. Allora, cosa faccio io? Premo qua la macchina fotografica, inquadro il foglio. Come vedete, ho scattato la foto, inquadro bene tutto il foglio che io devo fotocopiare. Dopodiché qua sotto premo la V e vedete, me lo scannerizza come se fosse una fotocopia vera e propria. Come prova di ciò, per esempio, vi faccio vedere qui. Questa era una foto fatta ad un foglio normale, vedete? Sembra una vera e propria fotocopia per il modo in cui questa applicazione me l'ha partita. Continuando, troviamo Pages, che è l'applicazione Word dell'iPhone in pratica. Io la utilizzo soprattutto a lezione e poi converto tutto in formato Word. Per esempio, questa è una materia che io sto studiando e come vedete mi permette anche di inserire tutte le foto, per esempio spiegate a lezione dal professore. È completa come se fosse Word. Poi Be Focused è il Pomodoro Time, non so se ne avete mai sentito parlare, vi lascio comunque qua nelle schede il mio video sui consigli per studiare meglio, in cui vi ho spiegato meglio questa tecnica che adopero ed è efficace. Foto invece troviamo tutte quelle applicazioni che io utilizzo per modificare le foto, tranne Camera Canon, che mi permette di mettere in contatto telefono e fotocamera. Applicazioni, diciamo, di questo vi mostro solo quelle che utilizzo, ce ne sono un sacco che non utilizzo più, come per esempio Unfold, ViscoCam, Reflex Camera, Uji, YouCam Makeup, Pixlr, non le utilizzo più. Utilizzo Unum, che ci permette di vedere prima di pubblicare una foto come quella foto sta con il nostro profilo. Per esempio, l'ultima foto che io ho pubblicato è questa e ho intenzione di pubblicare la seguente, e dal momento che non so se ci sta benissimo posso metterle una vicino all'altra per vedere se la cosa potrebbe funzionare o no. Diciamo che serve un sacco agli influencer, però io mi diverto, quindi l'ho scaricata. Anche Facetune non la utilizzo. Poi utilizzo PixArt per creare le miniature dei video di YouTube. Poi Uji è quell'applicazione che è andata tanto di moda per creare l'effetto tipo arcobaleno o strani effetti. Per esempio, vedete, per esempio con queste strisce, in questo caso c'è il mio cagnolino qua in sfondo.
in sfondo. Squirrel Ready, come avete visto se mi seguite su Instagram, vi lascio qua il mio, permette di creare i contorni bianchi alle foto e ed è quella che io sto adoperando tuttora per Instagram. Per esempio, se io prendo una foto e decido che questa la caricherò su Instagram, mi basta cliccare questo pulsantino qua e vedete me la mette già in un riquadro bianco. Dopodiché basterà premere la V qua in alto e salvarla direttamente sul rullino, e questo ti dà pure anche la Instagram preview. Proseguendo troviamo Lightroom, che è l'applicazione che io utilizzo per modificare le foto. Per esempio, considerando questa foto, prima di applicare auto, questo tastino qua che ti mette da solo la luce, cioè fa tutto da solo l'applicazione, la mia foto era in questo modo. Come vedete era un pochino più spenta. Cliccando quel tastino che vi ho detto in basso, auto, l'applicazione me l'ha trasformata con queste luci, e per chi è patito di luci ve la consiglio. Andando avanti troviamo tutti i social, che non sto qua a dirvi, come Facebook, che è un po' più privato, e Messenger, li utilizzo per messaggiare con alcuni amici che ho sparsi per il mondo, YouTube, Instagram, Octoly, 21 Buttons, che non sto più usando, quindi mi sa che presto eliminerò, così come Snapchat, e Pinterest, che io ve lo consiglio in quanto è una piattaforma che fornisce un sacco di ispirazione. Io sono patita della camera e ogni volta che trovo queste cose impazzisco. Per Instagram vi lascio qua il mio nome, così che voi possiate andare a seguirmi, Letizia Caucino. E troviamo tutte quelle applicazioni per i voli, quindi Ryanair, Skyscanner, EasyJet, Kayak, British Airways, Iberia ed Expedia, che ti permette, così come Kayak di creare e Skyscanner, queste tre ci permettono di creare combinazioni di voli più hotel, che talvolta secondo me sono molto più convenienti. E la 18 app, che adesso eliminerò in quanto ho consumato tutti i miei 500 euro di buono. E non sto a parlarvi di queste applicazioni, dato che voi sapete già che io sono patita di viaggi, troverete un sacco di applicazioni, ma penso che le conosciate, per prenotare i vostri viaggi. In salute troviamo due applicazioni per fare esercizi, quindi addominali. Mettete un tempo stabilito, se avete un 30 secondi per ciascun esercizio, e quindi vi dice quando iniziare, fermarvi, vi propone una serie di esercizi. Flow per il ciclo, e MyFitnessPal, scaricata in questi giorni che stavo male, ci permette di calcolare le calorie che noi ingeriamo e dunque vi fornisce una serie di consigli. E dal momento che io bevo pochissimo, ci permette anche di aggiungere l'acqua, e dal momento che adesso sto male ho bisogno di bere acqua più che mai, ed è utilissima. Se volete scaricarla, io ve la consiglio. In Svago troviamo Ticket One per prenotare i biglietti dei concerti, La La Lab per stampare foto. Vi lascio comunque qua il mio codice sconto. Stampo un sacco di foto, se avete visto il mio flat tour sopra il letto del mio appartamento di Aosta, ho foto scaricate da questo sito. Netflix e Shazam non hanno bisogno di descrizione perché le conoscete tutti. Extra sono tutte quelle applicazioni inutili di iPhone che io personalmente non utilizzo, infatti rimangono sempre qui. E procedendo troviamo Utility, in cui abbiamo Meteo, Google Maps, Mappe, Beaverbanca, che mi permette di controllare il mio saldo direttamente dal telefono, del mio bancomat, Astri, quindi oroscopo, Stocard è un'applicazione interessante, ovvero qui potete registrare tutte le vostre carte che avete e così ogni volta non dovete riempire il vostro portafoglio di inutili carte, appesantire la borsa, in quanto potete andare direttamente nel negozio, cliccate sulla carta senza bisogno di dover tirare fuori la carta fisica. My Team Mobile, controllo le mie offerte Team, il mio credito residuo. Super Guida TV mi permette di controllare i programmi che ci sono in tele, e Posse ID a qualsiasi ora. Posse ID invece mi permette di mi permetteva di entrare, di accedere alla 18 app, e presto la eliminerò quando eliminerò la 18 app. E Valuta
Qui abbiamo due applicazioni di IF, come sapete io sono partita con IF e mi trovo un sacco bene, quindi se avete domande riguardanti i viaggi studio chiedetemi pure. E dal momento che io sono ambassador ho la mia applicazione personalizzata in cui posso controllare tutto. E qui invece ci sarà pagina, in quanto sì, quest'estate con loro andrò a New York, creerò poi un video a parte di ciò, non voglio dirvi altro perché sono troppo entusiasta. In giochi troviamo Candy Crush e Day, e controllo social invece abbiamo YouTube Studio, che serve agli youtuber per controllare meglio il loro canale qualora non avessero dietro, per dire, computer. AdSense, il metodo di pagamento tramite cui gli youtuber vengono pagati o tramite cui si viene pagati per qualsiasi cosa. Reports, per controllare tutti l'andamento del mio profilo Instagram. E YouTube e Sably, per controllare quanti iscritti ho. E ragazzi, non ci posso credere, siamo arrivati finalmente a 5500. I cannot believe it. Thank you. Andando avanti abbiamo cibo, quindi ristoro, Just Eat, McDonald's e Deliveroo. In questi giorni non posso mangiare nulla e quindi solo in bianco. Il mio stomaco piange un po', non ve le mostro neanche. Trasporti abbiamo HomeAway e Airbnb e Booking, per prenotare hotel, appartamenti in giro per il mondo. E Flixbus e Trenitalia per muoversi, penso che le conosciate. Infine troviamo la cartella New York, perché quest'estate finalmente andrò a New York e sto iniziando ad informarmi un po'. Tra cui abbiamo New York Times, che ogni tanto leggo, e abbiamo un po' di applicazioni come la metro, il cibo, il pass sightseeing, una mappa di New York che quindi mi permette di capire dove io sono in caso mi dovessi perdere. City Maps to Go mi fa vedere una prospettiva a 360 gradi di New York, e questo New York è tipo un libricino che mi informa sulle attrazioni principali di New York. Questo video è giunto al termine, io spero che vi sia piaciuto, io mi sono sforzata un sacco anche perché sono ancora un po' malaticcia, dunque davvero condividete questo video, mettete un pollice in su, andate a vedere sul canale di Elena anche il suo video, vi lascio il link nell'info box. Non perdetevelo, mi raccomando, ci conto. E detto ciò, noi ci vediamo nel prossimo video.